Buongiorno da BTV News. Oggi, 22 febbraio, è mercoledì delle ceneri ed è anche la giornata mondiale del pensiero, World Thinking Day, celebrata ogni anno il 22 febbraio in ambito scout da tutte le guide del mondo. È un giorno per riflettere sul senso del guidismo e per rivolgere un pensiero alle altre guide di tutto il mondo, nelle associazioni che comprendono al loro interno sia guide che scout, anche questi partecipano solitamente al Thinking Day. Tutti gli esploratori e guide del mondo in quel giorno donano simbolicamente un penny, cioè una moneta di valore variabile a seconda del paese, o il risultato di una raccolta di offerte da destinare per lo sviluppo o il sostegno del guidismo nei paesi in difficoltà. La data del 22 febbraio è stata scelta perché era il compleanno sia di Lord Baden-Powell, fondatore del movimento Scout, che di Olof Baden-Powell, la capoguida mondiale. Le guide e gli scout di 100 paesi, interpellati in occasione della giornata internazionale della ragazza nel 2020, hanno messo al primo posto l'ambiente tra le loro preoccupazioni per il futuro e le cose da cambiare nel mondo. Si è quindi deciso che il tema della giornata mondiale del pensiero, dal 2022 al 2024, sarebbe stato il nostro mondo, il nostro futuro di pace. Nel 2023 si prosegue il secondo anno del percorso triennale, per far sì che le guide e gli scout diventino leader consapevoli dell'ambiente. Quest'anno le attività attraverseranno diversi livelli di relazione con la natura, personale, comunitario e globale.